Due deflagrazioni a distanza di pochi minuti hanno devastato la BNL di via Palmiro Togliatti nei pressi del Tribunale di Brindisi. Distrutti completamente, due sportelli bancomat presi di mira da una banda di malviventi che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero agito con il gas per saturare il locale e successivamente creare l'esplosione. Il tutto si è verificato questa notte intorno alle ore 3:40. Le due esplosioni sono state udite in diversi quartieri della città e hanno svegliato gli abitanti del quartiere Santa Chiara, dove ha sede la banca. Un grosso spavento per la famiglia che risiede nello stabile dove è avvenuta la deflagrazione. Sono stati proprio loro a dare l'allarme alle sale operative delle forze dell'ordine intervenute successivamente sul posto, però non riuscendo ad intercettare i rapinatori. Ingenti danni anche all'interno della banca, con i vigili del fuoco impegnati per rilevare la sicurezza statica dell'edificio. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Brindisi, coordinate dal dottor Alberto D'Alessandro, e la squadra mobile, oltre ai carabinieri e le auto di un istituto di vigilanza privato. È in via di quantificazione il bottino che i malviventi avrebbero portato via. Parte dello stesso è stato comunque ritrovato all'interno dei due sportelli. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca, gli esercizi commerciali e dei condomini vicini.